Bentornato Goodreader, bentornata. Andiamo a vedere come creare un account Microsoft che ti permetterà appunto di accedere successivamente allo store, al negozio online della Microsoft. Ti servirà, come detto nella precedente lezione anche, un account Microsoft. Ma cos'è un account Microsoft? È un profilo personale su un sito, quello della Microsoft, che è definito dall'unione di un indirizzo email ed una password. Potresti già in realtà possedere tale account se, ad esempio, utilizzassi servizi come Outlook.com, oppure OneDrive, Skype, oppure possiedi uno smartphone con una versione di Windows o una Xbox Live. Infatti, usufruendo di tali servizi o apparecchiature, ti serve appunto un account Microsoft per poter ottimizzare al meglio il loro utilizzo e quindi in questo caso non ne devi creare uno nuovo. Tuttavia potrai anche registrarti ex novo per crearne magari uno dedicato specificamente all'account Microsoft del tuo PC, con delle singole credenziali costituite, come detto, da indirizzo email e una password. Potrai accedere a tutto il mondo Microsoft. Ti sarà possibile eseguire la registrazione anche con un indirizzo email non proprietario della Microsoft come Gmail, Libro, Yahoo, eccetera. A cosa serve? Oltre a poter dare una miglior sicurezza al tuo computer, potendo accedere al sistema operativo solo inserendo le credenziali di accesso, utilizzando quindi un account Microsoft, potrai oltretutto scaricare applicazioni dal Windows Store, eseguire il backup dei tuoi dati, dei tuoi file importanti, sfruttando lo spazio di archiviazione virtuale cloud messo a disposizione dalla Microsoft, chiamato OneDrive. Potrai mantenere aggiornati e sincronizzati tutti i tuoi dispositivi, portatili o non, con foto, giochi, musica, video, impostazioni, contatti e quanto altro è disponibile. Se per uno stesso computer sono magari previsti più utenti, a ognuno potrai far creare il proprio account Microsoft per l'accesso al tuo PC, ottenendo così anche una versione personalizzata del sistema operativo. Quest'ultima può essere molto utile in caso di utilizzo di computer, soprattutto ai bambini, nei quali account potrai limitare alcune libertà per non incorrere in possibili rischi di sicurezza. Come fare? Le strade da percorrere possono essere diverse, ma sono tutte con lo scopo finale di accedere al sistema operativo con le credenziali del tuo account Microsoft. Supponiamo che tu non abbia alcun account. Visualizza la Chance Bar e clicca sul pulsante Impostazioni. Chance Bar visualizzabile dalla schermata Start, ricordo, tramite la pressione contemporanea dei tasti Windows C. Ora le icone nella barra laterale cambieranno e troverai a questo punto il pulsante Modifica impostazioni PC. Cliccaci pure sopra. A questo punto, nella nuova schermata, vai a selezionare la sezione Utenti. In questo scenario potrai innanzitutto verificare il tuo tipo di accesso, che verosimilmente, se già non lo possiedi, sarà un account locale con il nome che avrai dato al tuo PC. Nella figura, in questo caso specifico, dello screenshot vedrai l'accesso tramite il mio account locale. Ora clicca naturalmente sul pulsante Passa ad un account Microsoft. Se possiedi già un account, ti sarà sufficiente inserire indirizzo email nel campo relativo mostrato e cliccando sul pulsante Avanti, il sistema naturalmente controllerà la correttezza dello stato, la reale presenza di questo indirizzo mail nell'archivio e a quel punto avrà la possibilità di accedere ad ogni avvio del tuo PC tramite le credenziali già in tuo possesso, ossia indirizzo email e password. Noi però dobbiamo crearlo ex novo per spiegare come funziona e quindi, anziché inserire il nostro eventuale indirizzo email già dell'account Microsoft, clicchiamo sul pulsante in basso Iscriviti per un nuovo indirizzo email. Dovrai inserire dei dati per generare il nuovo indirizzo da utilizzare naturalmente per l'accesso al sito della Microsoft e anche successivamente al sistema operativo. Compila i campi che si presenteranno a te. Dovrai inserire naturalmente alcuni dati fondamentali riguardo al tuo nome, cognome, indirizzo
email che potrai scegliere da una tendina ed eventualmente creare una password e una conferma, oppure potrai alternativamente cliccare sul pulsante Usa il tuo indirizzo email preferito e nel nuovo campo che si visualizzerà dovrai naturalmente inserire il tuo indirizzo email non proprietario della Microsoft ma funzionante. Al termine della compilazione, naturalmente clicca sul pulsante Avanti. Nella successiva schermata dovrai inserire alcune informazioni per la sicurezza del tuo account, relativa ai data di nascita, sesso, il prefisso telefonico del paese che naturalmente dovrebbe già essere compilato, eventualmente il tuo numero di telefono per migliorare l'accesso al sito della Microsoft qualora si presentassero dei problemi e un indirizzo email alternativo per recuperare il tuo accesso qualora non ricordassi più le credenziali di accesso. Dopo aver compilato questa sezione, le tue preferenze di comunicazione potrai decidere di affidarti a un dialogo, per così dire, tra il tuo PC e la Microsoft per migliorare l'esperienza di navigazione, acconsentendo alcune informazioni del tuo account alla Microsoft. E eventualmente volessi decidere di ricevere informazioni promozionali dalla Microsoft, seleziona pure questi due segni di spunta. Dopodiché inserisci i caratteri che compaiono in questa zona e clicca pure sul pulsante Avanti. Nell'ultima schermata, dopo che tutto sarà quasi pronto, naturalmente clicca sul pulsante Fine. Il nuovo indirizzo email verrà attivato, l'account alla Microsoft generato e potrai utilizzarlo immediatamente per accedere al sistema operativo ad ogni avvio ed eventualmente anche al sito della Microsoft, sfruttando queste credenziali che avrai scelto per l'accesso e quindi beneficiare delle opzioni relative a tale accesso. Ricorda una cosa però, sull'indirizzo email riceverai una richiesta per verificare che lo stesso sia stato attivato da un umano e non da una macchina in maniera automatica. Quindi cliccherai sul link che riceverai sul tuo indirizzo email e avrai terminata l'operazione di registrazione. Eccoci qui, vediamo come creare un account Microsoft. Visualizziamo la Charms Bar, individuiamo il pulsante Impostazioni e di nuovo modifica impostazioni PC. Attendiamo qualche secondo e clicchiamo sulla sezione utenti. Troverai l'icona e il nome dell'account locale, clicca sul pulsante Passa ad account Microsoft. Qui potrai inserire un indirizzo mail qualora tu avessi già un account Microsoft, ma noi clicchiamo su iscriviti per un nuovo indirizzo email. In questa nuova schermata, dopo qualche secondo, potrai inserire i dati relativi al tuo nome, al tuo cognome e scegliere l'indirizzo email per poter creare il tuo account. Puoi generare un indirizzo email in base a un suffisso scelto da un menu a tendina, oppure scegliene uno già di tua proprietà, non della Microsoft. In questo caso, nel nuovo campo, inserirai un nuovo indirizzo email già attivo. Successivamente, una password che dovrai confermare nei campi relativi, eventualmente non fosse selezionato il paese Italia, e dopodiché clicca su Avanti. Nella nuova schermata altri dati per la tua sicurezza, come la data di nascita, il sesso, un numero di telefono cellulare che potrà essere utile per recuperare eventuale accesso tramite l'invio di un SMS di sicurezza, dopodiché anche eventualmente un secondo indirizzo email alternativo per poter recuperare le tue credenziali di accesso andassero perse e al termine clicca sul pulsante Avanti. Qui potrai decidere di lasciar selezionati o deselezionare i due segni di spunta per poter migliorare il lavoro della Microsoft e ricevere informazioni gratuite di promozione. Compila i campi relativi al codice CAPTCHA e al termine clicca su Avanti. A questo punto il tuo account Microsoft sarà stato creato e lo potrai utilizzare per accedere al tuo computer ed eventualmente anche al sito della Microsoft, compreso lo store. Clicca dopo sul pulsante Fine e avrai terminato la creazione del tuo account Microsoft. Potrai tornare in qualsiasi momento su un account locale cliccando sul pulsante Relativo.
Infine ti ricordo che dovrai verificare l'indirizzo email con il quale ti sei iscritto cliccando sul link che sarà inserito all'interno del tuo indirizzo email. Dopo aver eseguito ciò, avrai, oltre che creato il tuo account Microsoft, anche verificato lo stesso e potrai usufruire di tutti i servizi del mondo Microsoft. A questo punto potremmo vedere nella prossima lezione come entrare nello store della Microsoft e scaricare l'aggiornamento per poter passare a Windows 8.1. Ora un forte saluto, ciao, presto da Carlo e dalla prossima!